Noi abbiamo una proposta che è una proposta di interesse nazionale perché mette una parte del paese, del mezzogiorno, in una condizione di parità, di pari opportunità rispetto al resto del paese. Noi proponiamo di realizzare l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, consentendo così tempi di percorrenza da Reggio Calabria fino alla capitale, fino a Roma, in meno di 3 ore, così come avviene oggi da Milano a Roma. Quindi tempi di percorrenza da Reggio Calabria a Milano di 6 ore. Questa sarebbe la vera rivoluzione unitaria del Paese, perché metterebbe l'insieme del territorio nazionale in una condizione di accessibilità in tempi pari e con infrastrutture di pari sostenibilità, innovative, eccetera. Si è aperta una discussione, Renzi c'è perché ha sottoscritto insieme a noi il 30 di aprile il patto per la Calabria, nel quale sono state allocate risorse, 6 milioni di euro per realizzare lo studio di fattibilità per quanto riguarda l'alta velocità. C'è la volontà del ministro Delrio, che in questi giorni ha ribadito la priorità per il governo del paese della realizzazione dell'alta velocità prima ancora, e io condivido questo, di parlare del ponte. Chiederò un incontro al presidente del consiglio, a Renzi e al ministro Delrio, perché si parta con lo studio di fattibilità. Rossella Galati per l'ACNews 24.